Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova puntata della Respubblica. L'ospite che abbiamo in collegamento è un architetto ed è consigliere comunale di Casore in provincia di Napoli, Alessandro Buzzone. Ciao Alessandro. Ciao Raffaele, buonasera a tutti i telespettatori che ci seguono. Prima di cominciare volevo dire una cosa, io e Alessandro ci conosciamo da anni, infatti gli darò del tu come abbiamo concordato prima della diretta e sono mesi che dico ad Alessandro di venire in trasmissione e finalmente ha accettato, anche perché le cose che ci trova a dire sono tante. Lo dico per trasparenza dei nostri telespettatori. Alessandro, partiamo con ciò che è successo il 7 maggio a Casore, in cui è venuto il vicepresidente della Camera Ettore Rosato. Siccome eri anche tu presente, ci racconti com'è andata e quali frutti concreti avrà per la nostra città? No, sicuramente la figura di una figura istituzionale di quel calibro come il vicepresidente della Camera, il quale Ettore Rosato, è una figura sicuramente importante che può dare sviluppo soprattutto per la nostra città e quindi rafforza ancora di più quella che può essere la macchina amministrativa, ma anche la presenza di una figura così può dare importanza ed elogio alla nostra città, quindi anche da considerarsi come una cosa che non avviene tutti i giorni per la nostra città, una figura del genere che è presente e che viene anche a dare una mano e a rafforzare di più la nostra città e la stessa amministrazione. Quindi è una figura che è considerata importante nel nostro panorama. Dopo questo piccolo excursus andiamo subito nei temi caldi. In consiglio comunale io ricordo una frase che tu dicesti: Ercolano è stato il centro del mondo a Casoria, e poi magari dopo spiegheremo perché ha usato questa affermazione. Sì. Una domanda scritta: come mai hai deciso di appoggiare il sindaco Raffaele Bene? Allora, diciamo, come tu ben sai, perché ci siamo parlati anche tante volte, non è questione di appoggiare o decidere di stare in maggioranza o meno. Queste discussioni sono state fatte soprattutto per tutelare e salvaguardare la città, soprattutto per il bene della stessa città. Perché mandare a casa un'amministrazione in tempi di pandemia, in quanto si sa e lo sanno tutti quanti che l'amministrazione, quindi il sindaco Bene, stava per andare a casa, dal mio punto di vista era un atto non giusto e non legittimo nemmeno. Perché, come si può vedere, forse ne parleremo anche dopo, arriveranno dei fondi e ci sono degli atti programmatici fondamentali che forse avrebbero portato alle elezioni e quindi si sarebbero persi anche questi fondi. E andare alle elezioni in questo periodo era deleterio soprattutto per la città. No, ma poi, questo è stata... voglio anche sottolineare che il commissario non ha gli stessi poteri del sindaco. E quindi questo è un problema in tempi di pandemia. No, ma mandare un'amministrazione a casa in tempi di pandemia, dal mio punto di vista, è un atto irresponsabile. Quindi chi in questo periodo ha preso in giro dicendo che noi siamo irresponsabili oppure irresponsabili, dovrebbe farsi un esame di coscienza prima di parlare, dal mio punto di vista. Però Alessandro, tu sei sempre stata una persona che ha sempre scisso i rapporti politici con quelli personali. Però visto i toni delle scorse settimane, degli scorsi mesi, di cui poi parleremo ovviamente, una curiosità, in che rapporto sei adesso con i tuoi colleghi, ex colleghi dell'opposizione? Raffaele, questa domanda forse la farei più a qualche altra persona, quindi gli stessi colleghi di opposizione, perché io personalmente, come hai detto tu, scindo i rapporti tra politica e rapporti personali, però purtroppo mi è capitato anche in questo periodo incontrare qualcuno faccia a faccia e nemmeno mi rivolge il saluto, quindi dal mio punto di vista mi reputo, e questo nessuno può negarlo, lo spero che sia così, una persona educata, quindi saluto sempre e porto rispetto sempre per tutti. Qualcun altro invece forse non ha
lo stesso potere, la stessa capacità di dire le stesse cose, perché diciamo rovinare dei rapporti poi personali solo perché in politica uno prende delle strade oppure fa delle scelte diverse non va bene dal mio punto di vista. E quindi questa domanda secondo me dovresti farla a qualche altro personaggio, non a me, perché io Magari continuerò a comportarmi, ma se a voglio comportarmi in maniera trasparente venire, come sempre, quindi non ho nulla da nascondere e quindi camminerò sempre a testa alta per questo. no, io dico sempre che chi vuole venire in trasmissione è sempre il benvenuto, quindi magari il tuo appello lo giro a chi vorrebbe venire in trasmissione. Alessandro, non so perché proprio su di te sono state fatte delle illazioni e confesso di questo ne avevamo anche parlato in privato per diverse settimane, alcune anche che sfociano secondo me nell'illegalità. Perché è stata anche girata voce, Vox Populi, che tu ti sarebbe stato promosso, ti sarebbe stato, scusami, dato un posto di lavoro al comune del Colano in cambio dell'appoggio al sindaco Raffaele Bene. Tu sei stato in silenzio per tanto tempo, però io so benissimo che non è che l'hai vissuta bene questa cosa, soprattutto per il tuo lavoro, che sei un architetto, quindi lavori con la pubblica amministrazione, e soprattutto anche per la tua integrità morale, se così si può dire. È vero o non è vero che hai avuto questo posto al Comune del Colano? Allora, diciamo, mesi fa, nel periodo, diciamo, caldo della situazione amministrativa a Casoria, sono stati pubblicati dei post e sono fa state fatte delle accuse, dicendo che io, come hai detto tu e sottolineato tu, mi sono venduto, queste testuali parole sono state dette, per un posto di lavoro. Io personalmente, invito le persone che fanno queste cose, che dicono queste cose o che scrivono questi determinati post, di informarsi prima di farlo, perché il sottoscritto non è che è da un mese, 2 mesi o 5 mesi, come erano i tempi, diciamo, di questo periodo caldo, che lavoravo da lì, ma sono bensì 3 anni che sto lì come consulente e ho collaborato, come tu ben sai, sul piano urbanistico, ho lavorato per la parte del L'intesa settore Comune del Colano, urbanistico, per i telespettatori. sì, col comune di Ercolano. Quindi dire queste, avendo un ottimo rapporto anche personale con il sindaco, quindi questo è cosa che tutti ben sanno, ma non è strettamente correlata questa cosa al fatto del mio sostegno oppure del mio supporto alla maggioranza. Quindi questa situazione, dal mio punto di vista, è una situazione anche grave, perché mi sarei potuto comportare anche in maniera diversa e andare in sede opportuna, ma ho preferito non farlo perché mi reputo, ti ripeto, una persona seria e corretta, e quindi invito anche le persone che l'hanno fatto a riflettere prima di fare determinate azioni, per poi non poter procedere in maniera differente, che in questo caso poi credo sia la cosa buona e giusta. Alessandro, un'altra illazione che sarà fatta è che Alessandro Busone passa in maggioranza e mette i suoi assessori, che ci sono in giunta degli assessori che sono riferibili a te, a tuo comando. Quindi è per questo che appoggia il sindaco. Assolutamente non è vero, perché, cioè, io ripeto, io l'ho fatto, non è decisione di appoggiare perché ho avuto in cambio un qualcosa, come forse voleva qualcun altro che ora si trova forse dall'altro lato, perché le ultime discussioni che hanno poi portato diciamo, alla rottura diciamo, nella maggioranza generale erano proprio per questo, perché forse non c'è stato uno scambio di poltrona vero e proprio. Io non, cioè, non ho nessun assessore che possa farmi riferimento o persona indicata da me, perché io, ripeto, ho fatto determinate scelte solo per il bene della città. Quindi questa illazione anche posso, scusa Raffaele, invito sempre queste persone a dire se hanno qualcosa da dimostrarmi da questo punto di vista, potessero dimostrarlo tranquillamente, ma io sono tranquillo con me stesso e cosciente che non riguarda nulla di queste situazioni che tu hai ben citato in precedenza. Ovviamente possono commentare la trasmissione o chiedere una replica, noi siamo sempre diciamo, disponibili ad accettare repliche. Altro punto, ormai era una voce il segreto di Pulcinella, tu dovevi essere eletto presidente della commissione urbanistica, si parlava da settimane, anche da mesi, e anche questo ha
macchiato, se possiamo dire, questo tuo passaggio, perché sei stato criticato per aver detto di volere la commissione urbanistica. Era un ruolo a cui tu ci tenevi tanto. Raccontaci come è andata e perché ti tenevi a questo ruolo. Non è un ruolo, non è che uno ci deve tenere perché è una cosa che diciamo è tua, però tu ti metti a servizio per la propria città. Quindi, come tutti ben sanno, ho fatto a livello professionale, varie situazioni collaborando negli enti locali come professionista in materia urbanistica. Quindi è come se io avessi ricoperto quel ruolo lavorando per la mia città, quindi mettendomi a servizio della stessa. Solo che reputo che la politica a volte fa, tra virgolette, brutti scherzi o brutti giochi, proprio perché come se vengono fatti dei dispetti o delle, o diciamo delle mancanze, proprio per crearti dei problemi. Però questo non è che portano al bene della città, questo rallentano i processi per la città. Ora penso ci sia un presidente che abbia tutte le capacità di poter fare il presidente della commissione urbanistica, visto che in tutto fare, quindi penso anche in questo settore possa ricoprire gli stessi ruoli, anche se prima di io personalmente non avrei mai ricoperto una carica che forse non poteva essere alla mia altezza, perché io penso prima di poter fare un qualcosa, non tutti siamo della stessa opinione in questo caso. Alessandro, so che c'hai forse il dente avvelenato, però io dico sempre, visto che diciamo ti sei anche sfogato. Non è un dente avvelenato, scusami Raffaele, è perché vedo la morale, vedo fatte delle cose da persone che dicono che vogliono loro il bene della città, inneggiando e dando contro di noi, dicendo siamo dei traditori, persone non per bene, siamo persone. Penso, io parlo per me stesso, sono una persona che cammino, ripeto, a testa alta, scusa che ritorno un po' sul discorso di prima, e che le critiche oppure questi dispetti vengono fatti da persone che forse sono le ultime che possono parlare nella nostra città, perché chi conosce la storia della nostra città conosce tutti gli excursus, quindi sono persone che non possono parlare, sono ex assessori che hanno fatto quello che hanno fatto, e che figli di ex sindaci, di cui si sa la storia dei figli degli ex sindaci, di cui hanno portato lo stesso forse al degrado della nostra città, ex consiglieri, quindi ripeto, io sono tranquillo e cosciente con me stesso. Alessandro, forse nessuno mai ti ha visto così, diciamo, pieno di... ti stai un po' togliendo qualche sassolino dalla scarpa, però io, visto che per correttezza hai parlato di altre persone, io dico sempre, se qualcuno ha qualcosa da dire, tranquillamente può intervenire. Parlando di qualcosa di un po' più tecnico, lo scorso aprile il sindaco Raffaele Bene ha firmato con il governatore Vincenzo De Luca il PIX. L'architetto, spiegaci di cosa si tratta, per i cittadini che non sono architetti fondamentalmente, di cosa si tratta? Vabbè, i PIX sono dei piani, cioè il piano integrato per una città sostenibile, e in pratica per la città di Casoria dovrebbero arrivare dei fondi pari a 12 milioni di euro, quindi eventualmente noi fossimo andati a casa erano dei soldi e dei fondi persi, potenzialmente, perché come anche detto tu il commissario non può avere gli stessi poteri che può avere un sindaco, e quindi sono dei soldi che vengono spesi per l'efficientamento energetico, per la riqualificazione, per il sostegno un po' a piccole imprese, per il restauro di varie strutture della nostra città, come si può vedere la riqualificazione della Chiesa del Carmine in piazza, l'efficientamento dell'edificio, del vecchio edificio comunale sempre in piazza Cirillo, oppure sistemi di videosorveglianza. Quindi sono dei soldi e dei fondi che per la nostra città sono ossigeno, soprattutto per un futuro, per la futura crescita. E il sindaco lo scorso mese ha firmato un accordo quadro con il governatore De Luca, e diciamo ora si avviano le fasi per la manifestazione di interesse dell'ufficio tecnico, e poi successivamente verranno fatte le gare, poi l'affidamento alle, diciamo, alle imprese che poi sosterranno i lavori che verranno a farsi nel tempo. Alessandro, un altro argomento a te molto caro, perché so che ci ha lavorato anche, penso, al comune di Ercolano, correggimi se sbaglio, è il PUC.
argomento che tu conosci bene, non a caso ti hanno interpellato anche altri colleghi, vieni molto ascoltato da questo punto di vista. Ma a che punto siamo? A Casoria, con Puck. Allora, sul PUC a Casoria, proprio in settimana ho parlato anche con il sindaco e il dirigente e varie persone dell'ufficio. In pratica, non voglio dire tempi precisi, però a breve verrà adottato in giunta. Fortunatamente ora i termini sono stati prorogati, quindi non ci sarà più la scadenza che c'era inizio anno, quindi ci può essere anche la massima calma per lavorarci e rivedere la parte preliminare, perché adesso ci sarà l'adozione del preliminare in giunta, poi ci sarà tutto il tempo burocratico per le osservazioni e le controdeduzioni, poi ci sarà l'invio alla provincia e poi l'approvazione in consiglio, sempre della parte preliminare, e poi si passerà successivamente al piano operativo. Sicuramente il PUC, come l'ho detto varie volte anche in altre trasmissioni tempo fa, è uno strumento fondamentale dal mio punto di vista per la città, perché riporta la città a una nuova visione urbanistica della stessa, ma poi ci sarà una riqualificazione che può essere dal punto di vista ambientale, sociale, economico eppure di decoro della città. È un piano che non è che si farà l'anno prossimo o fra 2 anni la città sarà rigenerata, perché ci vorranno del tempo, cioè ci sarà del tempo burocratico e poi del tempo materiale, però per il futuro è fondamentale, almeno parlo per me stesso perché mi ritengo ancora giovane, ma anche per il futuro dei nostri figli è uno strumento fondamentale, in quanto noi ancora applichiamo lo strumento degli anni 80, quindi già sono passati ben sì più di 40 anni per questo piano, per qualsiasi tipologia di intervento che si voglia fare. Quindi spero e sono fiducioso che nei prossimi giorni verrà adottato in giunta, e già è un punto fondamentale, un passo importante. E poi dovremo un po' camminare e correre per approvarlo in consiglio, almeno credo subito dopo l'estate, perché i tempi burocratici, ti ripeto, l'ho spiegato poco fa, sono questi. Alessandro, per PUC potremmo parlare anche di centro storico a Casola. Tu hai proprio uno studio, cioè il tuo studio d'architetto al centro storico. È un argomento di cui tu hai speso tantissime parole, tanti interventi. Quale sarebbe la ricetta giusta per rivalutare finalmente il centro storico di Casola? Allora, il Scusami, centro storico immaginando che tu sia il presidente della commissione urbanistica, cosa proporresti? Allora, se fossi presidente della commissione urbanistica, non certo farei delle convocazioni per rallentare il processo, ma bensì per accelerare il processo amministrativo. Invece, a volte vengono convocate commissioni per bloccare, perché vedo alcune situazioni proprio per bloccare. Però va bene, era una piccola parentesi, sempre col dente avvelenato, come dici tu. Però era. E allora, per quanto riguarda ci tenevo a precisare che il centro storico, come gli stessi PICS, sono tutti correlati anche forse, e no, forse scusa, sicuramente al PUC, perché l'adozione del PUC poi potrebbe dare problemi anche allo stesso svolgimento poi dei PICS. Quindi è tutto un processo correlato, cosa che io ho detto anche tempo fa, perché è la verità delle situazioni. Per il centro storico, oltre che ci tengo, perché diciamo lì sono cresciuto, è cresciuta anche la mia famiglia di lì, serve soprattutto riqualificarlo, perché la riqualificazione non è una riqualificazione semplice, ma bensì deve cogliere l'aspetto a 360 gradi, perché il centro storico va riqualificato sia dal punto di vista ambientale, di decoro, e poi anche dal punto di vista sociale. E alcuni, dal mio punto di vista, cosa che anche ho interloquito con il sindaco e con qualche altro personaggio, bisogna, dal mio punto di vista, adottare dei piani di recupero, perché i piani di recupero sono fondamentali per recuperare, dal punto di vista architettonico e di restauro, gli stessi edifici, perché se tu hai fatto un giro per il centro storico, ci sono alcuni fabbricati veramente caratteristici che devono essere per forza riqualificati, e poi devono essere riqualificati per dare un vero decoro alla città. Quindi anche poi gli stessi slarghi, le stesse piazzette che si trovano all'interno devono essere correlate in stretto contatto con gli edifici, quindi creare un unicum, il cuore pulsante proprio della città. E questo è fondamentale poi per creare poi successivamente degli incentivi
per le attività, perché è chiaro che le attività possono investire, possono venire a Casoria, nel centro storico di Casoria, proprio perché vedono una riqualificazione a 360 gradi, come avviene in tutti i centri storici delle città più importanti d'Italia. E quindi questo dal mio punto di vista è un aspetto fondamentale che dopo il PUC, secondo me, come amministrazione bisogna prendere in considerazione questi aspetti. Alessandro, voglio chiudere questa nostra chiacchierata con una domanda che magari forse non so se tu riuscirai a darmi una risposta, però quando dico che devo intervistare qualche consigliere o presidente di commissione a Casoria, mi dicono sempre fai questa domanda, cioè la manutenzione delle strade. Il comune è dissesto, è difficile trovare soldi e le strade non si aggiustano da un giorno all'altro, lo diciamo sempre. Però una domanda la dico come la direbbe un cittadino qualsiasi: per quanto tempo ancora dobbiamo continuare a fare slalom? Allora, questo è il problema, come hai detto tu, è serio, perché riguarda soprattutto le casse e i conti del nostro comune, perché come ben sai l'anno scorso si è fatta la dichiarazione di dissesto, quindi dallo scorso anno il comune, diciamo, è come se ha dichiarato fallimento, quindi ci vorranno degli anni per crescere e recuperare varie situazioni. Ovviamente anche le strade, i fondi per ciò sono fondamentali, però ci sono alcuni, quello che bisogna stare attenti è che noi possiamo usufruire degli stessi partecipando a dei bandi o a delle proposte che ci vengono fatte dalla regione oppure dall'Unione Europea per poter fare dei progetti e quindi poter usufruire degli stessi anche per le strade. Infatti alcune strade sono partite, questo bisogna darne atto anche alla vecchia amministrazione che aveva provveduto a dei progetti definitivi per le strade. Altre ora sono in fase di progettazione, quindi altre strade della città, comprese quelle di Arpino, alcune strade sono completamente anche abbandonate, questo bisogna dirlo, verranno riprese, quindi ci sarà una manutenzione complessiva. Ovviamente questo è un discorso, ti ripeto, che riguarda le nostre casse, quindi riguarda i tributi delle stesse, e bisogna ricominciare un discorso generale, perché come ben sai si è fatto il dissesto, poi abbiamo fatto l'esternalizzazione dei tributi, perché è normale che il comune non riesce a incassare molti soldi, quindi paga il 30% dei cittadini le tasse, quindi già se pagano quasi tutti i cittadini le tasse, dovrebbero pagarla tutti, quindi partiamo da questo presupposto, però già se si alza questa percentuale il comune avrà più casse e quindi si potrà fare anche la manutenzione delle strade, le strade che possono passare dal centro storico fino alle strade correlate della città, fino ad arrivare anche alle strade di Arpino, e quindi è giusto che i cittadini sono preoccupati. Però dobbiamo anche essere obiettivi con la realtà dei fatti, e però bisogna stare tranquilli perché alcuni progetti già sono in fase di esecuzione, quindi alcune strade vengono riprese anche in questo periodo. No, te lo dico perché ti ripeto, è una cosa che mi chiedono sempre, quando viene qualcuno di Casoria chiede delle strade e io chiedo a chi... Parli anche tu da cittadino, quindi... Esatto, quindi anche io chiedo delle strade... E quindi la risposta è sempre la stessa fondamentalmente, ma è anche giusto così, perché c'è la burocrazia, le strade non si aggiustano da un momento all'altro e i soldi non ci sono perché il comune è in dissesto. Bisogna essere realisti, perché le strade sono l'elemento fondamentale che i cittadini vedono, come se vedono una strada realizzata e fatta, dicono l'amministrazione sta facendo qualcosa, però non sanno quello che c'è dietro, quello che c'è nelle casse comunali, il lavoro dietro, perché è fondamentale, scusami Raffaele se rubo altro tempo, è fondamentale perché poi fare determinati progetti, perché parlo anche di questo, che può essere dalle strade fino ad altre situazioni, c'è bisogno anche del personale che possa farlo. Il comune ha anche questo problema, perché non c'è molto personale, a fine anno andranno altri dipendenti in pensione, quindi il comune si dimezzerà ancora di più di quello che già è presente come personale. E stiamo parlando di una città di 80.000 abitanti, quindi il comune, oltre il problema delle casse, sta affrontando un problema serio che è anche quello del personale, quindi l'ufficio, per dire, l'ufficio tecnico, che è quello diciamo del lavoro pubblico, è quello sempre tra virgolette in prima linea da questo punto di vista,
sembra, si può dire, sembra sotto organico, e quindi ci sono varie situazioni. Uno deve lavorare sui piani urbanistici, deve lavorare su X, poi deve lavorare su questa situazione dei lavori pubblici, che possa essere la ripresa dei manti stradali, però la situazione non è semplice. Quindi veramente ci vorrà un po' di tempo per la ricrescita del nostro comune e bisogna avere pazienza. Quindi quando si fanno delle scelte bisogna ponderarle ed essere dal mio punto di vista responsabili. E aggiungerei che se l'amministrazione fosse caduta, probabilmente le strade si sarebbero aggiustate ancora più tardi, probabilmente, immagino. Qualcuno potrà rispondere, ora non è stato fatto nulla, quindi bisogna dire che si perdeva un anno amministrativo, se non due, perché le elezioni si fanno dopo l'estate, mentre tu ti insedi o fai, diciamo, tutte gli... tutta la parte politica e quindi, tra virgolette, tutti i litigi che possono avvenire, passava altro tempo, quindi burocraticamente solo 2 anni amministrativi. Almeno da questo punto di vista bisogna accelerare, perché siamo in ritardo su varie situazioni, però si può lavorare. Ok, Alessandro, io ti ringrazio, soprattutto che finalmente ti ho avuto in trasmissione dopo tempo che te la dicevo. E ti sei tolto alcuni sassolini. Io, ovviamente, se qualcuno ha qualcosa da dire, è sempre benvenuto. Il diritto di replica è sacrosanto. Alessandro, io ti ringrazio per l'invito, ringrazio tutti e saluto i telespettatori. Spero di essere stato abbastanza esaustivo e chiaro per i vari argomenti che hai messo in campo. Ti ringrazio di nuovo e saluto tutti quanti. Sicuramente. Ciao Alessandro e arrivederci alla prossima puntata. Ciao, arrivederci.